Ciao a tutti, bentornati al mio canale, sono Gerli. Sì, come l'hai visto dal titolo, oggi andremo a parlare un po' di gossip. Va bene, non mi perdo in chiacchiere ed iniziamo subito. Vorrei iniziare questo gossip parlando di quello che è successo a James Shark con i problemi che ha con YouTube. Ma prima di questo torniamo per qualche settimana nel tempo, torniamo indietro. E vi ricordo che già avevo fatto un video al riguardo, che lui è stato accusato di tanti minorenni perché si è avvicinato come che troppo a questi minorenni e lui sapeva. Dopo di questo James ha fatto un video dove parlava e va bene, già queste cose già vi l'ho detto. Quello che è successo dopo è che ha finalizzato il contratto, cioè finalizzato tra virgolette, perché praticamente è stato licenziato da Morphe, dove non ci saranno più collaborazioni. Lui da un bel po' stava facendo queste collaborazioni con Morphe, aveva fatto uscire diversi prodotti, tra cui una palette molto richiesta, che è stata una delle migliori collaborazioni. E quindi è stato licenziato. Le persone stanno aspettando che abbassino i prezzi, che la mettano in saldi, va bene, che abbassino i prezzi così la possono acquistare, perché una palette, io adesso non mi ricordo quanto costa, però è già una cosa che non uscirà più, quindi la si può trovare anche su eBay, su Amazon, e va bene, su altri negozi. Le persone stanno aspettando questa cosa. Dopo questo che le è successo a questo ragazzo, risulta che YouTube gli ha tolto la monetizzazione. Se noi andiamo al suo canale, vediamo che nessun video ci compare la pubblicità. La pubblicità è quella che quando apriamo un video compare, cioè gli annunci, ecco, e da lì è che noi creatori di contenuto prendiamo un po' di soldi, va bene, un po' per noi e un bel po' per YouTube. Il fatto sta in che non si vede nulla. Come vediamo, io qua sto sul canale, io sono iscritta al suo canale, però guardate, non c'è la pubblicità. Andiamo a vedere un video vecchio, uno che io ho visto. Questo qua io l'ho visto e non c'è la pubblicità per niente. Quindi questo è un colpo basso per lui, perché praticamente sono i soldini, cioè questo sarebbe la sua busta paga, per dirla così, che viene tagliata, cioè viene tagliata, no, viene tolta. Va bene, questo si lo ha cercato lui per comportarsi come ha fatto, diciamo, da sempre. Questa è una cosa che avevano detto Tati, aveva detto Jeffree Star, e che è stato smentito. Poi, va bene, questo è un tira e molla di che sia vero e di che non è vero. E parlando di Jeffree Star, vorrei dirvi due o tre cosine. Jeffree Star settimana scorsa ha avuto un incidente. Ha avuto un incidente, lui si trovava con il suo amico e la macchina, una Rolls Royce. Sono stati nell'ospedale, il suo amico, va bene, ha dei problemi seri e non vorrei fermarmi adesso su quello. Il fatto sta in che lui dopo questo incidente è uscito a parlare e davvero che molto infastidito la questione, perché addirittura ha dovuto mostrare le prove che si era vero che lui aveva sofferto questo incidente. Lui ha detto che le persone sono pazze, come non pensano che questo sia come pensano che questo sia una bugia. Il fatto sta che per il 20 aprile, cioè il 420, dovrà uscire un piccolo negozio dentro il suo negozio, cioè un e-commerce, e dove stanno celebrando queste, come le possiamo chiamare, ispirata, o come che queste erbette, va bene, voi mi capite quello che intendo, non voglio nemmeno dirlo io, perché quel giorno si celebra, già sappiamo cosa. E il fatto sta che lui aveva fatto un tweet dove diceva che lui, va bene, doveva andare avanti per il rilancio, perché per il lancio di questa collezione, tra virgolette, e le persone lo hanno attaccato moralmente, cioè
e addirittura lui stava facendo colazione e ha iniziato a ricevere dei email delle compagnie grosse, no? Che gli stavano chiedendo se era vero che lui aveva finto questo incidente, e lui ovviamente gli ha dato molto fastidio e lì ha iniziato a far vedere le prove. E lui, l'incidente, va bene, non si vede graffi, niente, perché va bene, aveva questa bella macchina, e lui ha detto che ha delle costole un po' fratturate, un po' rotte, e è sotto medicinali per il dolore del suo amico, e sta un po' delicato per i problemi che lui ha avuto anni fa. Pratica è arrabbiato, però lui dice che deve continuare, che non si metterà in un angolo a piangere, perché lui è una persona che ha un'azienda da portare avanti e che stavano lavorando a questa colazione, tra virgolette, da più o meno 6 mesi, e che lui deve andare avanti. Ok, va bene, io spero che il video vi sia piaciuto e vi leggo giù sotto. Vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao!